sera e benvenuti all'ultimo incontro eh, per il 2020 delle nostre riunioni del mercoledì incontri tra filosofia e psicanalisi eh, l'incontro di stasera mi riempie di gioia nel senso che eh, abbiamo la possibilità e l'occasione eh, di eh, poter eh, fare insieme con eh, Davide D'Alessandro, eh, che, che ha ideato questa serie e che con me la conduce, possiamo fare un'intervista al nuovo presidente della Società Psicanalitica Italiana, che voi vedete, che è il nostro amico Sarantis Tanopoulos. Due parole di presentazione. Sarantis Tanopoulos è uno psicanalista di Napoli, è un didatta con, con funzione di didat, di, di, da didatta della Società Psicanalitica Italiana, di, società ed è soprattutto il eh, neo presidente eletto eh, della società stessa, e da marzo diventerà, entrerà nel pieno delle sue funzioni. Eh, volevo aggiungere una piccola cosa mh, che mi fa piacere dire adesso, prima di passare la parola a Davide. Eh, in questi ultimi tempi, il nostro canale ha incrementato del 40% le viste nel senso che ha avuto un incremento esponenziale. E questo è dovuto sicuramente anche ai numeri che stiamo facendo con queste dirette del mercoledì. E sono quindi molto, molto contento di dare la, la parola a Davide per introdurre la nostra intervista con, uh, con Sarantis, che ovviamente saluto. Prego, Davide. Eh, grazie, buonasera e bentrovati, eh, caro Francesco Bollorino, questa sera... Dobbiamo chiamare il nostro ospite presidente perché così, così, così dicono i numeri di questa recente elezione della, della SPI. Non è neanche giusto, credo, eh, prendere in giro chi ascolta e quindi fingere di darsi del lei se un minuto prima. E un minuto dopo ci diamo ci diamo del tu quindi è bene darsi del tu per la prima volta come accade in questi incontri anche durante durante questo dialogo eh, saranti stanopoulos ho avuto il piacere di ospitarlo insieme ad altri psicoanalisti e ad altri filosofi nel mio ultimo libro che ha per titolo il filosofo e l'analista critica e diagnosi dell'umano da Severino a Galimberti edito da Moretti e Vitali. Però a Sarantistanopoulos vorrei chiedere fin da subito qual è il significato di questa elezione. Io ho davanti a me il libro che è stato curato proprio quest'anno edito da Mimesis, la società psicoanalitica italiana che ad aprirlo è un volume di 400 pagine, ci dice, ci racconta l'importanza di, di questa società. E allora dobbiamo capire che cosa vuol dire esserne diventati presidente, dobbiamo capire quali sono i punti cruciali del programma che Saranti Stanopoulos vuole realizzare. Nei quattro anni, ricordiamo, non rinnovabili, non ripetibili, quindi saranno soltanto quattro anni, ecco i punti cruciali di questo programma, perché si è detto da più parti che la vittoria di Tanopoulos va spiegata con le sue dichiarazioni di cambiamento la sua intenzione di cambiamento. Allora gli chiediamo anche in che cosa dovrebbe consistere questo cambiamento, di quali cambiamenti ha bisogno la grande, nobile e storica SPI. Ah, ah, grazie dell'invito, grazie anche della domanda. Eh, devo dire che il fatto che eh, le presidenze della SPI non sono rinnovabili. Eh, è una grande cosa perché permette al presidente di dedicarsi esclusivamente al suo lavoro senza pensare a rielezioni o a giochi di alleanze e cose del genere. Fa il suo lavoro e poi torna a casa. Ecco, eh, da questo punto di vista io direi che la mia elezione ha in effetti il significato oh, di fare eleggere un collega che farà il suo lavoro di prima cosa senza preoccuparsi di null'altro che dell'interesse della SPI, e poi, anche a causa della sua età, non avrà più incarichi nella storia psicoanalitica italiana, anche se continuerà a dedicare la sua passione al lavoro analitico. E alla ricerca all'interno della società stessa. Allora, quali, che cosa intendono i soci per cambiamento? Io penso di aver saputo interpretare il loro desiderio, e, e però dal loro desiderio che noi dobbiamo partire, non dalle mie intenzioni. Il desiderio è di vedere in un certo modo rifiorire il dibattito scientifico all'interno della società. Noi siamo una società ricca di tradizione con un grosso patrimonio culturale e scientifico, ma nel tempo non è una questione soltanto che riguarda la Stato psicoanalitico, né soltanto il campo psicoanalitico, ma tutto il campo scientifico in generale, si è perso un po' il gusto di dibattere, la passione del confronto. Il mio sogno è una società scientifica di persone diverse per inclinazioni culturali, pensieri, modo di interpretare il loro lavoro e la realtà, ma pari assolutamente sul piano della parola e del diritto di portare avanti la loro ricerca. Noi sappiamo che in generale nel mondo scientifico oggi assistiamo a cristallizzazioni di posizioni. A ha una concentrazione del potere scientifico nelle mani di pochi. Non è un fenomeno, oh, diciamo così, isolato, riguarda tutti e tutto, e penso che ognuno di noi deve fare uno sforzo per uscire da questa trappola, particolarmente se siamo degli psicoanalisti, quindi con un grande senso di responsabilità nei confronti e del eh, degli altri esseri umani, della loro sofferenza, del loro diritto di vivere una vita piena e soddisfacente. Questo significa anche un dialogo forte con la tradizione, Nella mia presentazione, avevo usato un detto di Deleuze che per Deleuze dialogare con la traduzione è un piacere perché fa nascere nuove idee. Ecco, abbiamo bisogno di nuove idee, abbiamo bisogno di rinnovare il nostro modo di guardare e di vedere il mondo. Un modo in cui il discorso critico della psicoanalisi è sempre più importante. E fa parte del cambiamento la necessità che noi ritroviamo il nostro spirito militante. Quando dico spirito militante intendo la passione con cui gli analisti si impegnano decisamente, non soltanto nel loro lavoro, ma nel dibattito con la realtà che gli circonda con le altre discipline, devono rappresentare tra i cittadini una vanguardia, se lo posso dire così, di pensiero e, e di interpretazione della vita comune. Ecco, le priorità che io penso che eh, appartengono, diciamo, così al destino e, e al dovere della SPI e che io penso di poter avviare naturalmente con la partecipazione dei soci, perché è del tutto illusorio pensare che un esecutivo, un presidente possono da soli cambiare le sorti della società senza l'attiva partecipazione dei soci. Ci sono alcune questioni fondamentali che partono da ciò che accade eh, nel mondo di oggi. E in che modo viviamo? Come si esprime il malessere e il disagio psichico oggi? E in che senso noi possiamo usare il patrimonio scientifico della SPI per rinnovarlo e per poter incidere sulla realtà che ci circonda, che poi questa realtà non è fuori dai nostri studi, perché i nostri analizzati la portano dentro il nostro rapporto con loro perché noi viviamo nella realtà, la realtà delle emozioni, dei pensieri, dei desideri che ci accomunano tutti in un unico destino umano. Mi riferisco, per essere più preciso, a due questioni fondamentali. Da una parte, la sempre maggiore diffusione delle forme di non esistenza, delle forme asintomatiche di non esistenza di cui bisogna prendere cura e che dobbiamo cercare di capire, di studiare in modo inconsueto per il nostro modo di pensare e di spiegare le cose fino ad oggi. Quindi anche la psicoanalisi deve procedere a una nuova rivoluzione eh, dei, suoi, dei suoi strumenti. E della sua ricerca. Cosa sono queste forme della non esistenza che sempre di più invadono la società? I nostri studi? Questo va di pari passo con un altro fenomeno di estrema importanza di cui i psicoanalisti sono osservatori privilegiati, ma anche inascoltati, cioè il declino della sessualità. Cioè che in declino oggi non è il padre, come noi pensiamo, è in declino la relazione erotica. E insieme alla relazione erotica sono in declino contemporaneamente la madre e il padre. Siamo avviati sempre di più verso forme di sessualità indifferenziata, verso l'imitazione della relazione erotica, verso l'imitazione dell'orgasmo verso una situazione in cui si riproducono artificialmente situazioni di eccitazione e, e di scarica. Sono una questione che rappresenta una questione che la psicoanalisi deve affrontare. Nella, a mia agenda queste due questioni, sul piano della ricerca e dello studio, hanno un posto privilegiato. C'è la necessità che gli analisti si aprono di nuovo al dialogo aperto con la cultura. Nella storia psicoanalitica ci sono interessi enormi verso tutte le forme della cultura, colleghi che sono molto interessati, molto stimolanti, con idee originali che però devono essere messi nella condizione di dialogare con gli altri. E l'impegno sociale, che la SPI deve tornare a promuovere in una maniera forte e negli ultimi anni lo sta facendo, a partire da una dimensione che noi privilegiamo, che è la questione dei migranti, perché la migrazione rappresenta il destino del mondo. Per chiudere, quello che nella nostra campagna elettorale abbiamo definito gli stati generali della cura psichica, una collaborazione tra gli analisti e tutte le altre forze senza limiti ideologici, senza contrapposizioni esterne con tutte le forze che operano nel campo della cura psichica, perché la cura psichica nel nostro paese e nel mondo è in grave crisi. I psicanalisti possono e devono far, dare un fondamentale contributo a questo. Bene, e io ricordo di aver fatto come ultima domanda nelle 20 domande agli psicoanalisti nei, nei miei ultimi due libri la domanda era uguale per tutti la sfera della sessualità è sempre al centro dell'analisi o c'è altro e devo dire che chi ha risposto in un modo chi ha risposto nell'altro ma Tanopoulos in quell'occasione fu molto secco e preciso perché rispose la sfera della sessualità è al centro del mondo, non dell'analisi, del mondo. Allora, in base a quello che ci ha appena detto, mi verrebbe da chiedere quando invece si nota come tu hai notato, soprattutto negli ultimi tempi, che questa sfera della sessualità non è più al centro del mondo, il mondo si ammala? Sicuramente sì, e si ammala molto gravemente. Non temo hai fatto di dire... riferimento anche... Sì, no, prego, prego. Non temo di dire che corriamo il rischio di ammalarsi sempre di più. Hai fatto riferimento ad una sorta di apertura necessaria, indispensabile, ulteriore da parte, da parte della SPI. Noi non facciamo altro che incontrare analisti freudiani, junghiani, lacaniani, manteniamo no, questa, questa distinzione. Poi sappiamo che ci sono tanti altri punti di riferimento e tante altre scuole. Che cosa pensi che possa fare la SPI dal punto di vista della collaborazione, del dialogo, della interazione con queste altre scuole che non abbia già fatto magari finora? Ma io penso che sempre dobbiamo possiamo fare di più, soprattutto nel campo del dialogo. Certamente il dialogo non dipende solo dalla SPI, eh, dipende anche dagli altri. Ma io non vorrei rifugiarmi in questo. Io penso che la SPI deve essere pronta al confronto con tutte le discipline a partire dalle altre correnti del pensiero nel campo psicoanalitico e che il confronto, non soltanto con gli analisti giudiani o gli analisti lacagnani che già esiste e può diventare più sistematico e più fertile senza pregiudizi, a partire dal fatto che la verità non vive da nessuna parte, non sta in nessun cassetto, in nessun libro che noi possiamo tirare fuori dalla nostra biblioteca, vive o perisce nella presenza o nell'assenza del dialogo ma al di là delle correnti più squisitamente psicoanalitiche io penso che nel nostro paese perché parlo naturalmente della staff psicoanalitica italiana esistono realtà eh, importanti di psicoterapeuti di una formazione o di un'altra che si impegnano veramente in modo importante nel loro lavoro che rappresentano una realtà più diffusa della sta psicoanalitica italiana e più diffusa di ogni eh, associazione psicoanalitica lacaniana o junghiana, che è fondamentale che questa realtà venga riconosciuta aprendo forme di dialogo e di comunicazione, perché gli analisti non possono per definizione vivere isolati da ciò che gli circonda. Non dobbiamo dimenticare che la stragrande maggioranza degli analisti a livello individuale sono già impegnati al di fuori della SPI. Questo non deve diventare una dimensione dispersiva, no? per cui c'è una dimensione così che rischia di essere endogamica e una dimensione es esogamica che però non porta a nessun tipo di comunicazione. Deve avere una forma unitaria, sistematica di confronto. Con ciò che esiste, ha il diritto di parlare e di dire la sua al di fuori di noi. Questo è necessario per i psicoanalisti. Quello che stiamo facendo dimostra l'importanza. Devo dire, ormai, il ruolo insostituibile della tecnologia lo ha sperimentato anche la psicoanalisi perché da febbraio da marzo del 2000 ha dovuto anche la psicoanalisi scendere diciamo così al compromesso se la psicoanalisi voleva continuare in questi mesi se gli analisti volevano continuare in questi mesi ad occuparsi dei pazienti dovevano necessariamente fare ricorso all'online a quella che è stata definita seduta virtuale senza il corpo in presenza ma mediato attraverso questo video e allora se anche la psicoanalisi ha dovuto scoprire all'interno del proprio lavoro l'importanza della tecnologia quanto è in ritardo rispetto alla comunicazione tecnologica una società come la spi ma questo è un punto davvero problematico. E perciò è, perciò ho fatto è un domanda. campo pieno di contraddizioni. Molto schematicamente, noi, non solo gli psicanalisti, corriamo un rischio che l'apparato logistico dell'esperienza possa diventare padrone dell'esperienza stessa. Questo è un rischio importante per tutti noi non c'è alcun dubbio e questo non è attribuibile naturalmente alla tecnologia ma all'uso che noi facciamo e al tipo di società che noi abbiamo costruito non c'è dubbio alcuno che esiste un distanziamento sociale ben prima della pandemia che ha degli effetti devastanti sul nostro modo di vivere e di essere e a questo mi riferirò tra poco Ciò non significa in nessun modo che noi dobbiamo essere nemici della tecnologia, ma dobbiamo capire bene se noi usiamo la tecnologia o la tecnologia diventa un modo personale e anonimo di vivere. Questa è una questione fondamentale della nostra epoca e direi che il futuro dell'umanità dipende dalla risposta che noi saremo capaci di dare. Tornando alla questione Covid per gli psicanalisti, che a dire il vero non sono mai stati così elitari e aristocratici come qualcuno pensa, o così attaccati al loro modo di lavorare e di essere, che è un metodo utile e importante, ma che non è assolutamente una Bibbia sacra per nessuno degli psicanalisti, hanno dovuto fare come in tante altre occasioni storiche hanno fatto. Trovare strumenti di emergenza. A una situazione di emergenza si risponde con strumenti di emergenza, cercando di fare il meglio possibile per i pazienti, perché tra usare un metodo di distanza per, nella terapia o interrompere la terapia e lasciare i pazienti alla loro sorte, non c'è stato nessun dilemma da parte degli. Psicanalisti. La questione è anche di essere consapevoli però del fatto che non si può vivere nell'emergenza e che il rischio che noi eh, corriamo oggi è di passare da un'emergenza all'altra e quindi di abituarsi troppo al vivere in emergenza e a perdere il contatto con la realtà. Voglio dire soltanto una cosa. È un problema di un eccesso di videovisione. Perché se noi dobbiamo usare uno strumento psicotecnologico, dobbiamo sapere i limiti del suo uso, le circostanze in cui lo usiamo, lo spazio in cui lo usiamo e anche i problemi che ne nascono. Per esempio, ora questo non riguarda gli psicanalisti, riguarda tutti noi riguarda anche me e te che stiamo parlando usato un video ed è una cosa importante perché altrimenti avremmo perso anche ogni possibilità di comunicazione tra di noi, ma immaginiamo che questo sarà nel futuro l'unico modo eh, di incontrarsi e di eh, dialogare. Ora, l'eccesso di videovisione è un problema perché comporta l'assenza dell'olfatto, l'assenza del tatto. L'assenza del dato proprio accettivo della nostra esistenza, esistenza che ci mette a contatto con i ritmi del mondo. Quindi, la psicoanalisi ha assolutamente un rapporto non di disprezzo né di diniego, ma critico con la tecnologia. Nel senso che ho detto prima, per i psicanalisti, la questione fondamentale. È la possibilità di un incontro tra coppi che respirano e non respirano soltanto ossigeno, respirano emozioni, respirano suoni, respirano impressioni, respirano sensazioni. Quindi, la psicoanalisi aperta a ogni soluzione rende Winico ha detto una cosa molto importante. E in questo senso i psicanalista sempre sono aperti a questo. Ha detto che lo psicoanalista fa tante cose che non gli competono come psicoanalista ma le fa perché servono ai pazienti e questa è responsabilità del singolo analista e della società psicoanalitica in generale dobbiamo essere molto attenti a capire e non c'è una risposta, non c'è una certezza a capire cosa veramente facciamo e che senso serve per il paziente Ecco, a questo problema non ci sono risposte eh, pronte, dobbiamo mantenere un assetto critico. All'inizio eh, Bollorino ha detto che Sarantis Tanopoulos vive e lavora a Napoli, ma Sarantis Tanopoulos, nome e cognome, ci dicono chiaramente che abbiamo di fronte, direbbe direbbe Galimberti, non in questo caso un uomo greco, ma ancora di più un uomo nato in Grecia. Ecco, con Galimberti, visto che lui si definisce uomo greco, che però è nato a Monza, abbiamo chiesto, no? Allora di spiegare che cosa vuol dire essere un uomo greco, definirsi un greco. E lui ha detto che per essere uomo greco bisogna capire bene qual è il senso del limite e che cosa è capire bene il significato dell'essere mortale. Ora tu prima hai accennato al Covid, sperimenterai quotidianamente con i pazienti il riverbero che questa tragedia epocale produce nelle loro singole coscienze. Abbiamo capito da una delle tue risposte quanto ti sia caro il discorso delle migrazioni, non della migrazione, ma delle migrazioni. Ecco, visto invece che tu in Grecia ci sei proprio nato e sei andato via verso i 17-18 anni, all'epoca dei colonnelli, per approdare appunto a Napoli, studiare e poi viverci fino ad oggi, Facci capire qualcosa di più di questo essere greco. Ah, penso, mai è stato così chiaro come in questo momento che sto parlando, che essere greco o ebreo è una qualità di tutti noi. E non parlo a caso. Lo collego con le migrazioni. Io mi sento ebreo e greco, ma sono un cittadino italiano e amo l'Italia e amo vivere qui. Il mio rapporto con la Grecia sicuramente porta con sé un peso particolare, cioè la soggezione di essere nato in Grecia, la soggezione di vivere tra le rovine di quel passato. È una soggezione che porto sempre con me e agisce come senso di misura. Se posso dire un senso di misura che mi consente sempre di non oltrepassare i limiti dell'arroganza e sentirsi questa strana sensazione di vivere, di essere nato in un passato così imponente, così responsabilizzato ma responsabilizzante nel senso etico della parola. La responsabilità nei confronti di sé, la responsabilità nei confronti dell'altro. È chiaro che nella Grecia mi restano dentro molte sensazioni sensoriali, i suoni, gli odori, i panorami, però sono impressioni sensoriali, sensazioni libere, cioè hanno un significato di appartenenza alla Grecia e al mondo, dentro di me agiscono come curiosità, per cui non mi sono mai sentito in Italia, in cui vivo ormai da 60 anni, no 60 anni, ho esagerato un po', da 50 anni. Non mi sono mai sentito fuori dai miei luoghi. E devo dire la verità: non mi sono mai sentito fuori luogo neppure in Argentina e neppure nel Maine. Cioè, questo è molto forte dentro di me. Se uno è legato alle sensazioni originarie, in modo libero, nel senso che le vive veramente, tutto il mondo è sua patria. Poi l'Italia è una patria bella anche. Sei certamente analista dietro il lettino, adesso sarai analista dentro l'istituzione, ma esiste anche un essere analista oltre queste due dimensioni? Oppure quando hai chiuso la porta dello studio, vuoi dello studio dove lavori, vuoi dello studio della società psicoanalitica come sarà nei prossimi quattro anni, questo ruolo, questa funzione, questa veste bisogna togliersela perché poi si fa altro e si è altro. Tutte e due le cose. Cioè nel senso molto laico. Della parola l'analista è anche un modo di pensare, un modo di vedere le cose del mondo che non riguardano la tecnica psicoanalitica, l'interpretazione, la conoscenza dell'animo umano, della psiche, il modo di lavorare con l'inconscio, con i sogni, eccetera, eccetera. Uno che è analista ha una visione della realtà fondata non soltanto sul suo sapere. Ma anche sull'esperienza insostituibile del rapporto con un altro essere umano, con cui esiste sempre un tipo, io lo chiamo identificazione isterica. Io sono e non sono il mio paziente. Il mio paziente è e non è me. Questa esperienza insostituibile di metterti sperimentalmente nel, nei panni dell'altro, e dell'altro che si mette sperimentalmente nei panni tuoi o ti utilizza come figura necessaria per dare senso al suo pensiero, alle sue emozioni, è quello che fa di una persona, un analista, che ha una particolare cura del suo rapporto con il mondo quando gli riesce, perché rispetto, l'analista non è un essere particolare, è una persona che ha una sua visuale particolare ha una sua sensibilità, non è meglio degli altri, né peggio degli altri, e mediamente dovrebbe essere mediamente un buon essere umano. Mediamente. È chiaro. Dall'altra parte, eh, è chiaro che quando finisci il lavoro, non sei più un analista, nel senso che non stai più in seduta, no? non utilizzi il tuo sapere per interpretare i tuoi amici, le persone che ami pochi passa o almeno io non lo faccio mai e, e penso che la maggior parte degli analisti non lo fanno e sarebbe anche oltre che scorretto antigenico per noi stessi c'è un altro aspetto che che mi interessa che mi interessa cogliere e riguarda un passo della tua precedente risposta ami Uh, questo paese uh, lo ami per l'aria che hai respirato per le persone che hai incontrato per gli autori che hai letto c'è qualcosa che più di ogni altra cosa ti ha legato a questo paese le persone che ami i miei amici le conversazioni E questo è il panorama. Hai avuto come analista, come maestro Nicola Perrotti. Sì. Quanto è importante per un analista avere avuto un ottimo analista? beh, eh, avere un ottimo analista se, è un la parola, affare... se, se la parola maestro magari è eccessiva restiamo nel campo dell'analisi sapendo che l'ottimo analista non esiste sì, sono d'accordo però avere un bravo analista è un ottimo affare per tutti noi non soltanto per me e devo riconoscere che i due miei analisti ne ho avuti due uno era Matteo Blanco e l'altro Perotti erano bravi analisti cioè mi hanno aiutato moltissimo e sono molto riconoscente a loro. Però sono stati anche dei maestri, non è che mi hanno insegnato come fare l'analista, ma erano delle persone che guardavano il mondo con una tale libertà di pensiero ed erano capaci così di non saturare il discorso, di dare spazio di elaborazione di immaginazione. Io penso che seppur indirettamente mi hanno insegnato moltissimo ecco lo posso dire sinceramente Matteo Blanco e Paolo Perotti Nicola Perotti era un altro grande analista eh, della storia psicoanalitica italiana dobbiamo ricordarsi il passato allora Matteo Blanco e Paolo Perotti sono stati due grandi maestri per me questo è assolutamente vero ma sei riuscito da questi signori a carpire anche qualche, qualche segreto che poi ti è tornato utile nell'ambito della professione? Sì, certo. E comunque è vero da quello che hai detto, lo possiamo dire, visto che ti ha impressionato di questi soggetti lo sguardo che avevano. Libero verso il mondo, allora possiamo veramente dire, e magari chiudere questo nostro passaggio. Prima di dare la parola a Francesco Bollorino, che la psicoanalisi lo possiamo dire anche a quelli che ascoltano, è soprattutto un'esperienza di libertà. Sì, o lo è, o non è psicoanalisi. Prego, Bollorino, ma io mi inserisco proprio con questa ultima frase di Serantis, eh, ricordando quello che eh, disse Freud quando arrivò in America. Vorrei che tutti ricordassero che il grande successo no, eh, della psicanalisi nel mondo nasce dalla famosa visita che eh, Freud fece eh, negli Stati Uniti. Ebbene, arrivando, lui disse che portava la peste. E questo mi sembra un tema non da poco, nel senso che in qualche maniera come ruolo la psicanalisi è sempre stata un pochettino eccentrica rispetto al potere, nella misura in cui, eh, come dire, non, non si può dire che la, la migliore psicanalisi sia stata asservita al potere. Nel modo più assoluto. Pensiamo a tutti gli psicanalisti che sono scappati dalla Germania nazista, no? Voglio dire, lo stesso Freud che è scappato da, da Vienna. Quindi, la domanda, io ho fatto questa premessa, eh, questa citazione di, di Freud e della peste, è collegata con, con queste caratteristiche, con il problema del ruolo che la psicanalisi ha oggi in Italia dal punto di vista culturale. Cioè io ho l'impressione, Sarantis, che da molti anni a questa parte la, la psicanalisi si sia un po' ritirata dal dibattito culturale e che in realtà credo che uno dei tuoi obiettivi sia tentare di riportarcela probabilmente con quel senso, virgolette, positivamente pestilenziale. Che eh, come dire, di cui parlava Sigmund Freud. Cosa ne pensi? Perché soprattutto la psicanalisi è uscita praticamente dal dibattito culturale italiano? Adesso che, da una parte, c'è stata un'involuzione del dibattito culturale italiano, e non soltanto il dibattito culturale italiano, e nella direzione opposta. Una reazione dei psicoanalisti che posso comprendere una reazione di delusione di vivere in un mondo che non sempre va nella direzione in cui la psicoanalisi va, anzi spesso tende a contraddirla, no? E di chiudersi un po' eh, nella loro esperienza di studio con i loro analizzanti. Di ritrovare la libertà perduta del pensiero nel rapporto intimo con la persona sofferente. Questo lo trovo umano, ma anche, diciamo così, eh, diciamolo un po' una sconfitta. Bisogna invece resistere, bisogna invece reagire con forza, no? non lasciare che l'inerzia che comincia a invadere il nostro mondo, abbia la meglio sulla libertà psichica interiore. E gli analisti devono dire la loro. Non dobbiamo dimenticare che non è facile, però se riusciamo a mantenere vivi gli spazi, lo dico sempre, gli spazi della conversazione, i luoghi dove le persone pensano, dialogano tra di loro e non sono assoggettati alla cultura massificata e alla cultura dello spettacolo, gli analisti troveranno spazio e riusciranno a dire la loro, perché penso che il tempo è arrivato per liberarsi delle catene che una società troppo mediatica, troppo priva di pensiero profondo, troppo che sia contenta di risposte superficiali e scontate ha creato nelle nostre vite. Quindi dobbiamo resistere, insistere e produrre un discorso di qualità e non di produrre impressioni eh, e non cercare la logica del mercato. Perché oggi c'è una cultura viva che resiste e pensa, una cultura che fa mercato. E gli psicanalisti, volendo o non volendo, Devono scegliere la prima prospettiva. La seconda prospettiva ci ucciderà. Non sono affatto contrario all'idea di dialogare bene con la gente, ad essere accessibili, a imparare a dire le cose in una maniera comprensibile per gli altri. A uscire dalla trappola del cerco psicoanalitico. Però nel farlo dobbiamo essere rigorosi e responsabili. Non possiamo vendere. Illusione alla gente, ecco. Collegato con il, la tua risposta rispetto al dibattito culturale, c'è un altro tema che mi sta molto a cuore. Ed è una delle ragioni. Lo dico per chi ci ascolta, perché io devo anche per onestà intellettuale dire alcune cose. Cioè, Paciatri Online ha fatto un endorsement al suo tempo a favore di Sarantistanopoulos, nel senso che in qualche maniera dichiaro ufficialmente che la rivista, o almeno il suo editor, è molto contento del fatto che Saranzi sia stato eletto. Perciò ha vinto. Non credo, non credo assolutamente. Ha vinto, ha vinto per merito e ha vinto, e ha vinto perché aveva, portava avanti evidentemente delle istanze che hanno, come dire, mh, trovato concordi la maggioranza degli psicanalisti italiani. È una certo. cosa democratica, un'elezione, grazie a Dio. Certo. Il problema però. E che una delle ragioni per la quale, diciamo, come psichiatri online, dico che abbiamo appoggiato la sua, la sua elezione, nel nostro piccolo, è stato il problema e il tema del rapporto con la psichiatria. Io, come formazione, vengo da una scuola di psichiatria che era intrisa di psicanalisi, Rossi, Conforto, eh, Giberti. Voglio dire, i miei maestri erano tutti, tutti psicanalisti e psichiatri. Nel tempo io ho visto perdersi questo rapporto, sfilacciarsi, diventare sempre più debole. E la domanda, la prima domanda su questo tema, che io vorrei fare a, a Sarantis, è: com'è successo? E soprattutto aggiungo. Non credo che possa essere imputato soltanto agli psichiatri e all'avvento del DSM 1, 2, 3, 4, 5, ter, bis, quater, questa, diciamo, questo iato che si è creato. Per cui ti chiedo, per, prima di tutto, perché è successo? E poi passeremo alla seconda domanda su questo tema. È successo qualcosa che non vedrei in termini di colpe da parte di nessuno, neppure da parte della psichiatria. Bisogna riconoscere i fenomeni più che altro. C'è da dire che molti psicoanalisti lavorano nei servizi pubblici. E preside allora presidente della società di psichiatria mondiale, Mai, Mario Mai, che non può essere certamente accusato di amicizia nei confronti dei psicanalisti, in un convegno in cui ero presente ha detto che se i servizi clinici in Italia pubblici reggono sul piano della cura psicoterapeutica, cioè sul piano di un sostegno e di eh, difesa degli affetti e delle emozioni e grazie agli psicanalisti. Non era soltanto un complimento agli psicanalisti, era il riconoscimento di una realtà. Quindi non è detto che gli psicanalisti sono ritirati come operatori, no? sono degli analisti che fanno uno straordinario lavoro e alcuni tu li conosci anche molto bene. E ufficialmente come società psicoanalitica italiana che ci siamo ritirati sempre sotto l'effetto di questo smarrimento anche di fronte a, a una politica nei confronti della psichiatria, sempre di più asservita a questioni finanziarie, no? è partito dalla deregulation di riga da California questo fenomeno, no? sempre più a a favore delle industrie farmaceutiche e del minimo costo. Sappiamo che la cura psichica ha un suo costo, no? E quindi la società psicanalista italiana si è trovata spiazzata e è in dubbio si è ritirata anche, no? Ora, là c'è stato anche un problema di incompressione con l'altro fenomeno di rinnovamento della psichiatria che nel nostro paese ruota attorno alla riforma basaglia che diciamolo pure è stata tradita. No? L'incomprensione tra gli psicanalisti e i riformisti della psichiatria all'epoca, le due forze che dovevano invece unirsi tra di loro per affrontare il pericolo comune, è un fenomeno sicuramente negativo. E parlando a psicoanalista e senza dover accusare niente e nessuno, dico che noi abbiamo la nostra parte di responsabilità. Però mai come ora, tu lo sai bene, c'è tanta tensione confronti alla psicanalitica italiana da parte di un modo di operatori, di psicoterapeuti, di psichiatri che fanno il loro lavoro con passione e che rifiutano di incastrarsi in questa, in questa dimensione amministrativa del dolore che punta soltanto al sollievo e a nasconderlo, sopprimerlo e renderlo poco visibile. Quindi c'è una psichiatria viva che lotta contro una psichiatria in declino. Perché diciamolo pure, il ritiro della psicoanalisi, la rottura della psichiatria non solo con la psicoanalisi, ma anche con la fenomenologia, ha prodotto una situazione insostenibile per gli psichiatri stesso. Sarebbe un peccato se alla domanda della gente che lavora nel campo della psich eh, cura psichica. La domanda rivolta a noi psicanalisti: noi non rispondessimo con coraggio, generosità e modestia, umiltà. Io penso che questo è un momento favorevole. Se lo perdiamo, sarà tardi per tutti. Ecco però, Sarantis, a questo punto si pone il problema del cosa fare per riaprire il dialogo. Cioè, tu hai descritto una situazione. Che mi trova totalmente, totalmente d'accordo, ecco, però adesso ti faccio una domanda di tipo programmatico. Che in qualche maniera tu hai anche presentato anche in un, in un pezzo che abbiamo pubblicato su Psychiatry Online sul discorso degli stati generali, diciamo, della, della salute psichica, no? Ecco, io mi chiedo che cosa in questi quattro anni potresti fare per da un lato. Riavviare il dialogo con la psichiatria, e conseguentemente, secondo me, riposizionare la psicanalisi rispetto alla mia prima domanda, nel suo posto corretto all'interno del dibattito culturale. Per partire, eh, due cose per, come punto di partenza, l'attuale esecutivo della SPI, che a dire il vero, si è mosso in questa direzione, no? E il Covid purtroppo ha interferito molto con il suo tentativo serio e ha eh, istituito dei centri clinici. Cioè ne, in gran parte dei centri psicoanalitici italiani si sono istituiti eh, i centri clinici che sono deputati a offrire a, a prezzi agevolati eh, una cura a, a, ai, ai stati sociali disagiati. Noi vogliamo investire molto in questo. L'altra cosa che possiamo fare e faremo è di coordinare tutti, e sono tantissimi, i operatori Psicanalisti nel campo dei servizi pubblici, coordinarli tra di loro perché ognuno opera eh, secondo la realtà specifica in cui si trova. Creare quindi una, una forza importante, anzi, ah, diciamo una forza lavoro, non degli intellettuali impegnati nei discorsi, ma una forza lavoro al servizio della comunità e ricostruire a tutti i livelli con gli universitari con i servizi pubblici, forme di dialogo permanente con tutti coloro che pensano che è importante in questo momento istituire quello che chiamavamo, e per me è molto importante, gli stati generali della psichiatria, dove forze diverse si incontrano, non come un organismo burocratico, ma con l'abitudine, una volta l'anno, due volte l'anno, che tutte queste forze si incontrano tra di loro propongano, eh, investono, creano un movimento così che gli, i finanziamenti pubblici non vanno sempre nella stessa direzione, ma finanziano nuove forme di rapporto con eh, le persone che soffrono. E, e voglio dire, non, io non disprezzo affatto, non ho nessuna, come dire, eh, reazione di sufficienza nei confronti di chi lavora per alleviare il dolore. Nel, nei confronti del problema dell'intervento quantitativo, ma non andremo da nessuna parte se questo, questa dimensione quantitativa della cura non viene integralmente riformulata a partire dall'inserimento importante di un lavoro di qualità, altrimenti, cosa facciamo? Delle persone che, che non nuociono, delle persone che si chiudono nel loro modo. Un po' tramortiti dagli interventi terapeutici, ma che non sono cittadini del mondo. Che fine ha fatto la riforma Basaglia in realtà? La, tanto la celebriamo e tanto l'abbiamo dimenticata. Possiamo creare una nuova riforma con il contributo di tutti? Ecco, la sta psicanalitica italiana, questa volta sarà in prima linea. Passo la parola per l'ultima domanda a Davide, e eh, ringrazio di queste parole eh, Sarantis. E anch'io mi auguro che quello che ha detto accada. Prego, Davide. Ma le domande in realtà sono due. Prima, tra una domanda e una risposta, ho sentito circolare la parola potere: c'è il rischio di un esercizio del potere da parte di un presidente di una società di psicoanalisi? Certo, certo. Eh, il rischio c'è sempre, ma indipendentemente dalla volontà del presidente della sua italiana. Io non penso che noi abbiamo avuto mai presidenti vocati, diciamo così, con la vocazione del potere, votati all'esercizio del potere. E penso che nell'insieme le convinzioni democratiche di tutti i soci sono solide. ma... Come tu sai meglio di me, il potere non deriva necessariamente dalla volontà di qualcuno, ma delle circostanze che riempiono, che creano vuoti, che poi si riempiono con pratiche di potere. Se per esempio in una società scientifica si crea un fenomeno di disaffezione, se cominciano a perdersi i legami costruttivi e di dialogo, è chiaro che si crea un vuoto di iniziativa e di azione che si riempie con atti direttivi che possono essere atti diciamo così, che mirano a guidare a, a dirigere un, un, un movimento no? perché suppliscono alla mancanza di una vita democratica interna che non è tale soltanto sul piano dei diritti formali ma sul piano dell'effettiva capacità di convivere insieme in un rapporto tra pari che però costruiscono qualcosa, no? non è una società dialogante, così eh, teoricamente e eh, eh, a prescindere. Ma per creare idee nuove, modi nuovi di, di vedere la cura, modi nuovi di vedere la realtà. Quindi, se questo viene a mancare, sicuramente il presidente si trova a esercitare un potere. Chi lo fa con più convinzione? Chi lo fa per inerzia? Ma il rischio per ogni presidente della società scientifica di trovarsi a esercitare un ruolo di potere esiste sempre e di questo bisogna essere consapevoli. Quando c'è una elezione, inevitabilmente si sono confrontate due o più posizioni. In questo caso, due posizioni. Sì. Chi ha perso deve temere qualcosa. Da questa sconfitta e chi ha vinto, quanto è disposto a riconoscere di valido nel programma di chi ha perso e magari ad attuarlo anche da vincitore, anche avendo sconfitto l'altra parte? Chi deve temere e chi ha vinto deve temere la tentazione di usare la sua vittoria. In termini di potere e di esclusione degli altri. E questo timore fa parte del senso della misura. Chi ha perso non ha nulla da temere. E io penso, io credo nell'inclusione e, a per dire il vero, i colleghi dell'altro schieramento, alcuni dei quali sono stati eletti nel mio esecutivo, e con i quali facciamo uno serio sforzo unitario, no? sono colleghi tutti di grande valore, per i quali ho stima e considerazione e con alcuni dei quali sono legato da anni di amicizia personale. E penso che è necessario riconoscere che le nostre posizioni erano diverse ma non opposte, non inconciliabili. Su alcune cose caratterizzanti noi siamo differenziati. Se noi abbiamo vinto le elezioni per un 20% di cose caratterizzanti, posso usare dire senza eh, essere paura di essere smentito che per il 70-80% i nostri programmi, le nostre aspirazioni coincidevano. Non c'è nella storia psicanalitica italiana, diciamo così, una divisione da questo punto di vista. C'è la necessità che, probabilmente, noi abbiamo sentito di più, probabilmente questo lo dirà il tempo. Forse i soci l'hanno sentito così e ci hanno premiato. La determinazione a creare una nuova partecipazione e aprirsi con più decisione alla realtà esterna. Ma questo non crea assolutamente una linea divisiva tra una parte e dall'altra. Finite le elezioni, gli schieramenti sono finiti. Questa per me è una scommessa. Se la perdo avrò fallito. Beh, ehm... Sarantis, io mi auguro sinceramente, lo auguro alla psicanalisi che questa scommessa di unitarietà e nell'unità di portare avanti le idee che hai espresso così bene stasera in una splendida serata che è stata seguita da centinaia di persone. Eh, spero che, che vadano in porto. E quindi io volevo concludere eh, questo nostro incontro eh, da un lato eh, ringraziando. Posso dirlo a nome di tutti i lettori di Psichiatria Online, Davide D Alessandro, per il lavoro splendido che ha fatto in questi mesi e continueremo a fare nei prossimi mesi, con, non solo con la sua rubrica, ma soprattutto con questi incontri che sta organizzando. Ringrazio ovviamente eh, Saranti Stanopoulos per la sua partecipazione. Volevo eh, annunciare visto che continuiamo anche nel, nel 2021 il prossimo appuntamento, che sarà il 13 eh, di gennaio, con un caro amico e uno dei maestri della psicanalisi italiana, che è Alberto Semi. E sono molto contento di averlo nostro ospite per l'amicizia che mi lega a lui da tantissimi anni. E colgo l'occasione, e mi permetto di dirlo a nome di Davide e a nome anche di Saranzi, di augurare... A tutti i lettori di psichiatri online e a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta che il prossimo sia veramente un buon anno visto che direi che l'attuale anno non ci ha fatto mancare proprio nulla e spero che sia la fine quindi buon 2021 vacciniamoci per piacere vacciniamoci e ripigliamoci la nostra vita magari con una bella iniezione di, 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 di psicanalisi che non credo che faccia male a nessuno con questo vi saluto vi ringrazio e eh, ci vediamo il 13, di, il 13 di gennaio buon anno buon anno a tutti buon anno a tutti mi associo a questo collegamento della psicanalisi.